Un momento di riflessione e dibattito intorno al mondo dei rifiuti è stato quello che si è svolto nella sala consiliare del Comune di Città di Castello, un dibattito promosso dal Partito Democratico Tifernate con un titolo molto esplicativo, Il sistema umbro dei rifiuti nella transizione ecologica. E proprio perché prima di prendere qualsiasi decisione come partito, ma come comunità, è importante avere il quadro, quindi di quello che succede in Umbria. Presenteremo i dati grazie al supporto di tecnici, esperti, appunto dei quantitativi dei rifiuti prodotti, e proveremo ad ascoltare alcune buone esperienze della vicina Emilia-Romagna, ma anche, insomma, come dire, nazionali in generale, grazie a un docente, professore dell'Università di Perugia, e internazionali. Quindi ad oggi il quadro, come dire, in Umbria è complicato, la situazione in modo particolare poi si ripercuote sulle discariche. A Città di Castello lo sappiamo bene perché abbiamo, insomma, l'impiantistica, ma lo è anche nelle altre discariche che sostanzialmente sono ad oggi a servizio, che sono Le Crete e Borgo Giglione sostanzialmente. Il piano dei rifiuti prevede che le due discariche di Le Crete, quindi Orvieto e Belladanza, Città di Castello, saranno le uniche due discariche che in futuro saranno a disposizione della regione. Quindi, andando verso la chiusura di altre importanti discariche, penso in modo particolare a Borgo Giglione, che il piano dei rifiuti appunto prevede la chiusura, credo che dovremmo garantire il fatto che queste due discariche ovviamente hanno intanto una capienza limitata e soprattutto se anche da un punto di vista ideologico, ma filosofico, nel senso di trattamento del rifiuto, non possono essere e non devono essere riperimetrate, ampliate, chissà per quanto. Quindi serve comunque che i rifiuti che vengono conferiti nelle discariche calino drasticamente. Si è parlato anche del futuro del piano dei rifiuti a livello regionale ed in chiave Alto Tiberina. Diciamo che il piano regionale, che tra l'altro adesso è in una fase di adozione, per cui pochi giorni fa ha passato il vaglio del Consiglio di Autonomie Locali e a breve approderà in Assemblea Legislativa Regionale, per cui, come dire, siamo ancora in una fase di adozione, non è un piano definitivo. È un piano ovviamente che va a incidere fortemente sull'organizzazione del servizio dei rifiuti in Umbria e ovviamente anche l'Alta Umbria viene, diciamo, coinvolta in questo processo di riorganizzazione. Diciamo che l'aspetto più importante ovviamente è quello che riguarda la chiusura del ciclo, con l'individuazione appunto la scelta fatta dalla Giunta regionale, l'individuazione di un termovalorizzatore che dovrebbe portare ad un uso limitato, molto limitato, delle discariche. Ovviamente, essendo Città di Castello una sede di discarica, da questo punto di vista viene fortemente coinvolta. L'obiettivo appunto è quello di ridurre sotto il 10% il quantitativo dei rifiuti urbani prodotti in Umbria in discarica. Consideriamo che più o meno in Umbria vengono prodotti 450-460 mila tonnellate di rifiuti, che significa che in discarica devono andare meno di 46 mila tonnellate. Non sono mancati inoltre i confronti con chi ha fatto dei rifiuti una politica di primo piano. In Emilia-Romagna abbiamo approvato nei mesi scorsi il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, dandoci degli obiettivi sfidanti, penso ad esempio all'80% di raccolta differenziata. Abbiamo messo come principio quello dell'autosufficienza della nostra impiantistica e abbiamo l'obiettivo di ridurre ancora quello che è il conferimento in discarica e soprattutto abbiamo inteso il rifiuto non solo come costo, ma come risorsa e opportunità, costruendo un percorso che punta sull'economia circolare, investendo risorse dei nostri fondi strutturali europei per far fare un ulteriore passo avanti alla nostra regione in termini di sostenibilità. Oggi è un piacere essere qui con gli amici dell'Umbria, con il collega Michele Bettarelli, con cui condividiamo anche l'attenzione alle città delle ceramiche. Io sono di Faenza, una città che fa parte come Città di Castello dell'ICC, e quindi ci ascolteremo vicendevolmente nelle buone prassi che i nostri territori portano avanti.